La storia di una famiglia di contadini che tutti i venerdì subiscono le angherie dei coloni sovrastanti la collina, che scendono giù a ricordare loro che prima o poi da quella terra se ne dovranno andare. E Tagrid, che ora fa il pane lì tra i sassi, non potrà più permettersi questo lusso riservato solo ai potenti, ai prepotenti di quella terra. Venerdì 30 dicembre siamo sulla strada che da Gerusalemme va verso Nablus, che è la meta della nostra visita insieme al campo lager di Balata e al nuovo lager di Calchidia, una città interamente circondata dal muro. Sulla vostra destra è il muro. Questa strada fino al 2002, questo lato e quell'altro lato, era una strada unica ed era la strada principale che portava a Ramallah. Hanno costruito il muro in mezzo alla strada, dividendo proprio la strada ed ovviamente dividendo le famiglie. Per esempio, uno che conoscevo aveva la cava di benzina di qua e la casa di là, quindi ha dovuto scegliere, perché ovviamente non possono loro attraversare. Quelli che sono di là hanno la carta d'identità palestinese, quelli che sono di qua hanno la carta d'identità israeliana. Cioè, loro hanno il passaporto. Quindi questo muro è, ecco, è il risultato, famiglie separate, uno che andrà di qua, la casa. Guardarvi intorno, perché qui siamo completamente all'interno dei territori occupati, però vedrete costantemente insediamenti. Quindi guardate e riconosceteli, perché appunto li vedete, o hanno i tetti rossi oppure sono costruiti casette tutte uguali, eccetera eccetera. Vedete per esempio laggiù sulla vostra sinistra, ecco, quelli sono insediamenti, adesso è coperto dalla, per un po' si scopre, ecco, vedete tutto quello? Quello è tutto un insediamento, e anche quello dietro è un insediamento, una colonia. Praticamente hanno preso tutto il territorio. Nel 1991 hanno demolito questo edificio. Una casa. Quanto sacrino? Ah, quanto. They were living also in the other house. They were living here. They left it down. There's another house. لبن لبن خان لبن مخفر لبن الشرقيه بالتاريخ لبن دي ايست لبن it used to be here at a police station since the Ottomans that's why it was a police station yeah the Ottoman police station it's called the مخفر police station the settlement where is the settlement it's up up here up on the right now the settlers are using the road حتى اليهود بدوروا على ايش هون معلون شو اسمها معلون ايش اسمها الله ما بيهمنيش شو انا بعرف اللبن ليون انا مش معترف انه في مستوطنات هون ليون لبن ليوفونت لبن انا كلها برضه مش معترف انه في مستعمر هون ومعترف انا بعترف بس اللبن لانه هاي المستعمر عمرها 10 سنين بس What is recognized this? هاي القرية عمرها 3000 سنة. This village is over 2000-3000 years old. هذا البناء عمره 550 سنة. This building is 550 years old. عمر إسرائيل 60 سنة. استنى. ما مش بحث. Allora, quell'insediamento è vecchio, sono 10 anni in Palestina. Palestinese è lì da 300 anni. I coloni hanno cominciato a utilizzare questa strada
E lui dice che questa terra è loro, che è impossibile che la reclamino. They were. E quindi da quel momento i coloni se ne sono andati da quell'insedia, da quella casa lì. No, for him it's a pleasure to have you. Pushing him and but today? Every Friday. Lo vuoi? Sei contento? Alla signora gliel'avete dato? You should come when the settlers and the soldiers are. This guy said that I'm afraid they will shoot me. Why? Dice che lui non viene mai quando loro ci sono qua i settlers. Chi ha una penna? La penna. Io ho una matita brutta. Sì, cioè è facile quando ci sei noi. Che... Sì. Come sta la cosa? Scusa. Ma scusa anche io. Il problema è che non vengono mai quando ci sono qua i soldati. E lui dice... Che devono venire, è solo che lui si è incazzato che lui non viene mai quando vengono i soldati. Ah.